Commentiamo adesso la vittoria del Crema Volley sul Vigevano con Leo Barbieri, il coach del Crema Volley. Allora, Leo, dopo questa gara siete, se c'era ancora bisogno, consapevoli di essere la miglior squadra del girone. Ma quello deve dirlo il campo, non si può dirlo prima, perché comunque vediamo già diversi pronostici sovvertiti, non nel nostro caso, ma in altri casi. Perciò noi siamo tranquilli, facciamo il nostro campionato, sappiamo che vogliamo fare un campionato di vertice, e il campionato di vertice lo stiamo facendo. Oggi non era cominciato benissimo, il primo set l'ha vinto Vigevano, come mai secondo te? Ma sicuramente loro hanno tenuto un ritmo difensivo impressionante perché hanno raccolto veramente tutto. Questo è stato un grosso merito loro. Noi qualche errore di troppo in attacco l'avevamo fatto all'inizio e poi abbiamo avuto un break in recezione un po' pesante, però alla fine devo fare il complimento alle ragazze perché sono state bravissime a rimanere comunque lucide, anzi a entrare in campo più tranquille dopo il primo set. Perciò quando abbiamo raggiunto la tranquillità mentalmente, per il resto ci sono stati ben pochi problemi. Infatti volevo chiederti, l'avete vinta mentalmente questa gara? Dal secondo set in poi, è lì psicologicamente che avete vinto l'incontro? No, l'incontro si vince con diversi fattori. C'è l'aspetto psicologico, sotto di 1-0 in casa, sotto di 2 punti in classifica, poteva diventare facile. Ecco, in quel momento le ragazze all'ingresso del secondo set sono state brave a non perdere la testa, a rimanere molto tranquille e questo è stato l'aspetto mentale nel momento più importante della partita. Poi c'è stata tecnica, c'è stato cuore, c'è stata determinazione, questo è. Ci sono molti mo aspetti molteplici che vanno a segnare questa vittoria. Parlando invece degli aspetti tecnici, quali secondo te fondamentali siete andati meglio? Mi è sembrato insomma che le due centrali, specialmente la Sì, Vinciarelli, no, sono noi passate alla grande. sinceramente siamo andati benissimo in recezione, molto superiore a loro, questo forse non se l'aspettava nessuno, perciò il fatto di aver ricevuto meglio di loro, abbiamo ricevuto col 71% di positività contro il loro 59%. Ecco, sapevamo magari in altri fondamentali di essere più forti, questo mi gratifica molto, perché comunque il lavoro che facciamo in palestra col passare del mese si è visto e le ragazze lavorano molto con grande intensità e questa crescita è dovuta, oltre alla loro tecnica, comunque al lavoro che svolgono tutti i giorni. Adesso quindi siete primi in classifica, lì bisogna restarci, siete anche consapevoli che siete forti e potete perderlo solo voi il campionato o è ancora molto lunga? Ma penso che mancano ancora due giornate al giorno d'andata, visto come sono andati i risultati finora, penso che ci sia spazio per tutti. Sicuramente l'obiettivo dei playoff, come abbiamo detto, il campionato di vertice, che è o il primo posto o il secondo o il terzo che vanno ai playoff, quello puntiamo ad arrivarci. Ecco, poi noi abbiamo grande rispetto di tutti gli avversari, anche se giustamente qualcuno la prende con più tranquillità, scaricando le responsabilità su di noi. La responsabilità ce le siamo prese, le sappiamo tenere, non abbiamo nessun problema a portare questa valigia, anzi, questa valigia che ci segnano gli altri, penso che alla fine può essere anche un vantaggio, perché ti dà consapevolezza delle tue forze, della tua determinazione e la responsabilità pesa chi non la sa reggere. Noi abbiamo giocatrici che la responsabilità la sanno reggere e la usano come stimolo.